Amici Granata, buongiorno e bentornati ad Academy Tour, un'altra puntata del nostro viaggio attraverso tutta l'Italia, ma non solo, per andare a scoprire tutte le realtà calcistiche che hanno deciso di legare il proprio nome a quello della Torino FC Academy, questo progetto nato dall'idea di Teodoro Coppola, portato avanti dallo stesso Coppola e dai suoi collaboratori. Oggi siamo in Calabria, siamo a Lamezia Terme, ospiti della Polisportiva Lamezia, una delle tantissime società che fanno scuola calcio qui sul territorio, ma da quando hanno deciso di legare il proprio nome a quello del Torino hanno avuto un boom di iscritti, ma non solo, anche di qualità. Allora, di tutto questo ci parla il presidente di questa società, Antonio Federico. Noi siamo una società affiliata al Toro da circa 2 anni. Abbiamo deciso di affiliarci a questa società perché abbiamo visto durante un anno di pre-fidanzamento con il Toro Academy la serietà, la competenza che il mister Teodoro Coppola ci ha fatto vedere durante le sue sedute metologhe di allenamento. Tutto qua. Come è cambiato in questo periodo il vostro metodo di lavoro? Che risultati ha dato? Il metodo di lavoro è cambiato radicalmente. Prima usavamo dei metodi nostri, diciamo tra virgolette casalecci. Ora con l'affiliazione abbiamo iniziato a usare la metodologia del Torino Calcio con degli esercizi mirati, degli esercizi che sicuramente servono solo al miglioramento del singolo atleta, con esercizi di coordinazione, esercizi di tecnica finalizzata, esercizi di coordinazione, di situazionale finalizzato pure. Quindi diciamo esercizi mirati, un lavoro completo. Senti, da Lamezia, più precisamente da Nicastro, è partito un giocatore che poi ha fatto anche parte della storia del Torino, che è Danilo Pileggi. Speriamo di vedere un domani un altro ragazzo sempre di qui che possa vestire la maglia granata e magari che abbia vestito anche quella della Polisportiva Lamezia. Sì, il signor Danilo Pileggi, io non c'ero quando lui giocava in A, però mi hanno raccontato, ho letto, ecco, questo vi fa capire, uno su un milione, però perché no? Che oggi domani uscirebbe un altro dei nuovi leggi, tra l'altro nella società del Torino. Questo deve essere un esempio per tutti i giovani. La Polisportiva Lamezia è di fatto poi una grande famiglia, infatti tutti gli istruttori lavorano qui da anni, sono tutti giovanissimi ma molto qualificati e stanno crescendo loro insieme ai loro ragazzi, perché sappiamo che gli obiettivi della Torino FC Academy appunto sono quelli di formare dei ragazzi, ma bisogna passare attraverso gli istruttori per far crescere quello che diciamo sempre, gli uomini del domani. Sì, perché non tutti diventeranno calciatori professionisti, 1 su 36.000, questo dicono le statistiche, ma tutti gli altri diventeranno degli uomini e loro stanno cercando proprio di lavorare per quello, per togliere prima di tutto i ragazzi dalle strade e dargli un futuro. Andiamo ad ascoltarli tutti gli allenatori della Polisportiva Lamezia. Io mediamente lavoro 2 sedute a settimana con un tempo di circa 70 minuti a seduta con i bambini. Il lavoro si è integrato benissimo perché appunto dopo la seduta specifica si è potuto lavorare in maniera in sinergia con gli altri istruttori, in quanto dopo il lavoro individuale i ragazzi, i bambini devono integrare il lavoro specifico con la squadra. E niente, poi appunto con 2 sedute si cerca di fare quello di lavorare con le fasce di età idonee per poi farlo integrare col lavoro di squadra. Tu già conosci Stefano Borla, che è anche il responsabile per quanto riguarda l'area goalkeeper della Torino FC Academy, che dritte ti ha dato? Sì, conosco Stefano Borla, ho sentito parlare più che conoscerlo, però diciamo che la scuola di pensiero più o meno è quella,
in pratica, visto che il portiere adesso è un parte integrante del gioco di squadra, sono tanti aspetti che si devono allenare nel bambino, anche se sono fasce di età piccole, bisogna dare i primi concetti per integrarlo appunto nel gioco di squadra, sia nella parte offensiva che nella parte difensiva. Quindi si va a parlare di un allenamento tecnico-tattico più che altro. Poi ovviamente la seduta viene scomposta, lo sdraiamento a questa età, nelle fasce più giovani e più piccole, la seduta viene fatta prima innanzitutto iniziando con un gioco iniziale, finalizzato sempre all'argomento che si va a sviluppare. Poi c'è tutta la parte propedeutica, dove si scompone il gesto, sicuro più la parte analitica, e poi si integra, come ho detto prima, con l'allenamento della squadra, magari che avviene dopo, magari alleno i bambini un'ora prima per poi integrarli dopo nel gioco di squadra, finalizzato magari a quello che andrà a fare dopo poi l'allenatore di quella fascia di età nella squadra. Massimiliano Meraia, tu alla Polisportiva Lamezia alleni quelli un po' più grandicelli, gli allievi, che differenze ci sono nelle metodologie con quello che ti ha insegnato la Torino FC Academy? Beh, diciamo che i ragazzi a questa età hanno appreso dagli anni dietro la metodologia già del Torino, e quindi ora stiamo lavorando più sulla parte tecnica sui ragazzi. Sono già a buon punto, anche se noi poi mensilmente ci riuniamo tra noi istruttori per aggiornarci tra di noi e valutare tutto quello che è stato fatto nei mesi precedenti. I ragazzi comunque apprendono molto bene e anzi si divertono nelle nuove metodologie che si stanno usando. E possiamo dire che uno dei punti di forza della scuola calcio della Polisportiva Lamezia e del settore giovanile è che voi istruttori siete un po' sempre gli stessi, insomma, quasi nessuno che va via, quasi nessuno nuovo che arriva. Questo vuol dire che si è cementato anche un gruppo e si lavora anche meglio, vi conoscete anche di più tra di voi. Sì, diciamo che oltre a crescere i ragazzi cresciamo anche noi istruttori. Infatti pochi settimane fa siamo venuti a Torino ad effettuare dei piccoli tornei e abbiamo fatto dei corsi di aggiornamento dove noi, come ripeto, una volta al mese ci riuniamo per effettuare questi corsi appunto. Luigi Ceniviva, sei il più giovane tra gli istruttori e alleni i più giovani della scuola calcio. Come ti trovi con i piccolini? Allora, i piccolini sono una categoria molto vivace, sono ragazzi molto, come posso dire, si muovono molto, sono dei ragazzi che riescono a farti, a trasmettere quella passione del calcio che, cioè, diciamo che manca nei ragazzi un pochino più grandi. Senti, qui date l'impressione proprio di essere una grande famiglia, tanti a collaborare da tanti anni insieme, a crescere insieme come gruppo, non solo di ragazzi ma anche di istruttori. Sì, la nostra è una grande famiglia appunto per questo, perché noi siamo molto, posso dire, siamo molto uniti, anche perché giocando insieme, noi siamo ragazzi che facciamo juniores regionale, quindi ci alleniamo, passiamo più tempo noi insieme che con le nostre famiglie, quindi nasce un rapporto molto, molto speciale tra di noi. Bene amici Granata, anche per oggi da Academy Tour è tutto, vi salutiamo da Lamezia Terme con gli amici della Polisportiva Lamezia che ci hanno tenuto compagnia in questa puntata, abbiamo conosciuto un'altra delle nostre favolose Academy, ci rivediamo la prossima settimana, sempre il lunedì, sempre alle 20:30, sempre su Torino Channel, canale 234 di Sky, ma intanto non cambiate canale perché la programmazione di Torino Channel prosegue e come sempre è interessantissima. L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.